Our brother uh, was professed in October of 1977 and solemnly professed in 1980, ordained a priest in 1982, and I think most of us know he has been very well educated in the field of canon law, the two laws, and has had a wide experience. In both the study of law and application of the law, as well as having had many pastoral responsibilities as an auxiliary bishop in the Archdiocese of Naples from 2001 until 2009, then as the bishop of the Diocese of Sora Cassino Aquino. Ponte Corvo, which I believe was near Casamari, where we were on Wednesday, a beautiful area. And then in 2012, Pope Benedict XVI named Archbishop a vicegerent of the Diocese of Rome. And finally, he made his way from the Vicariato over to piazza pio duitecimo to work in the council for legislative texts. and he's always remained for us a true brother in carmel, united in fraternity and prayer. and we're very happy to have archbishop yanone with us this evening, who is going to discuss the topic, the liturgical vision in the post-conciliar church, and in the order in the light of personal experience so thank you very much for accepting our invitation and for being with us this evening sono contento di partecipare questa sera a questo incontro, ecco. l'indicazione eh, che mi era stata data era quella di portare un po' un'esperienza, ecco la prima esperienza che porto è il ricordo di, eh, di questo luogo, eh, ci ritorno ogni tanto. E ricordando le prime volte che sono venuto da novizio nel 77, quindi oltre 40 anni fa. E quindi eh, parlando di esperienze riaffiorano anche tanti ricordi e anche <coughs> i volti poi di tanti confratelli che ormai la celebrazione... Liturgica la fanno nel regno di Dio, non più nel regno degli uomini. Quando parlai con Padre Micol e poi con Padre Giuseppe Midili, eh, convenimmo che non c'era eh, non ero io la persona più competente a. Eh, dare a voi delle indicazioni dal punto di vista teologico, liturgico, sul tema che discutete. D'altra parte, guardando il programma, visto che avete approfondito e sviscerato il tema in modo abbondante, quindi le indicazioni le riflessioni le avete tutte eh, condivise. Allora, riflettendo, tenendo conto anche, eh, diciamo un po' del mio ambito di competenza, l'ambito canonico, allora, ho preso le Costituzioni mi è sembrato eh, utile dare, offrire a voi, perché possiate poi rifletterci nei, nei giorni a venire, sulle eh, Costituzioni, ricordando anche il lavoro fatto. Io ho collaborato alla stesura, delle vigenti Costituzioni che sono vigenti ancora per poco, poi non saranno più vigenti, saranno in parte modificate. E quindi ricordo pure un po' le discussioni che nella Commissione, un lavoro allora durato dieci anni, dall'85 fino al 95, al capitolo del 95 tenuto qui proprio a Sassone nel quale furono approvate e quindi ricordando un po' le, anche le discussioni che si fecero ho eh, confrontato ho preso le, il testo del 71 e l'ho confrontato col testo Vigente del 1995. Perché questo? Perché allora, le Costituzioni, noi le dobbiamo, no, non è che io adesso voglia fare una eh, relazione sulle Costituzioni, però mi pare opportuno eh, per intenderci e eh, chiarirci un po' il eh, concetto. Il, il significato della realtà di cui parliamo. Allora, le Costituzioni il, eh, devono essere considerate e devono essere accolte e devono essere vissute come lo strumento attraverso il quale il, la regola e quindi il carisma, considerato che nella regola il carisma è, eh, sì, noi diciamo, istituzionalizzato, tenendo presente che istituzione non è una cattiva parola, istituzione è una parola di, ehm, di grande portata, anche di grande pregnanza teologico-spirituale. Comunque, nella regola il carisma viene istituzionalizzato e le Costituzioni permettono al carisma, mi piace usare questa immagine, permettono al carisma di viaggiare nel tempo e quindi di assumere eh, gli, i connotati che permettono in quel determinato tempo di, eh, al carisma di manifestarsi e alla persona di assimilarlo. Questo significa anche allora che leggendo le Costituzioni di un determinato tempo o in un determinato tempo noi abbiamo anche la possibilità di cogliere eh, l'identità dell'ordine, l'identità delle comunità in quel determinato periodo storico perché si riflette nelle Costituzioni come le Costituzioni eh, offrono le indicazioni per vivere il carisma in quel tempo così le Costituzioni danno anche il, eh, permettono anche di vedere qual è la fisionomia dell'ordine in quel tempo. Quindi questo significa che nelle Costituzioni noi troviamo anche, eh, in, a volte in modo più esplicito, a volte, a volte in modo meno esplicito, troviamo anche eh, presenti quelle che possono essere le deficienze, le crisi. Della, eh, che l'ordine attraverso e quindi anche nelle Costituzioni noi possiamo leggere la, eh, le vicende dell'evoluzione della vita liturgica nell'ordine attraverso la storia. E dove troviamo noi le indicazioni nelle. Costituzioni che possono riguardare il, eh, la, la visione liturgica nell'ordine, nel post-concilio e quindi la visione dell'ordine, l'ordine è nella Chiesa e quindi anche eh, la, visione liturgica, la visione liturgica che la Chiesa ha, eh, il modo in cui la Chiesa ha vissuto la liturgia. E siamo nella parte seconda delle Costituzioni, nella parte seconda delle Costituzioni, laddove si parla della la nostra vita fraterna. Quindi il discorso sulla liturgia è inserito nel eh, più grosso capitolo della nostra vita fraterna. Una vita fraterna, poi viene il primo capitolo della parte, la comunità di vita, una vita fraterna in comunità. E quali sono i eh, pilastri sui quali si fonda questa vita fraterna, che alimentano questa vita fraterna? Fraterna che eh, permettono a questa vita fraterna in comunità di esprimersi. E lì sono sia nel, nelle Costituzioni del 71 sia nelle Costituzioni del 95 sono quattro. I consigli evangelici e i voti, la preghiera e nel discorso della preghiera è inserito il discorso sulla liturgia, la preghiera liturgica e l'apostolato. Quindi abbiamo vita fraterna in comunità che si fonda, ha come pilastri i voti, la preghiera e quindi la liturgia e l'apostolato. Direbbero gli antichi, questi tre pilastri, simul stabunt, simul cadent, insieme stanno, insieme staranno, stanno e staranno, insieme cadono e possono cadere e cadranno. Quindi quando c'è una crisi di vita fraterna, nella manifestazione della comunità, certamente c'è anche una crisi della liturgia e quando c'è una crisi liturgica, nel senso che la liturgia è vissuta non secondo lo spirito che, eh, con il quale dovrebbe essere vissuta, allora certamente questa crisi è una spia che ci manifesta una crisi della vita fraterna in comunità. Quindi non, è soltanto un, non serve soltanto un richiamo ad una maggiore osservanza delle rubriche o del, del diritto liturgico per quanto riguarda la liturgia. Eh, questo è importante, ma bisogna andare più in profondità e quindi risanare, anche cogliere le difficoltà e affrontarle della vita comunitaria. L'esperienza mia ormai ultraquarantennale di vita eh, nell'ordine, anche se con modalità diverse, ma anche l'esperienza per il ministero che, svolgono, che svolgo. L'esperienza della vita eh, religiosa di altri istituti mi ha sempre confermato che una liturgia vissuta in modo sciatto, una liturgia vissuta in modo sen senza partecipazione interiore, manifesta una crisi di vita comunitaria. Una comunità che non, ha, che non dà il dovuto spazio alla liturgia, e quindi come ci dicono le Costituzioni alla preghiera, perché la liturgia non è uno spettacolo, è, è una, non, non sono rappresentazione, la, la liturgia è preghiera, una preghiera che si esprime nel servizio a Dio a favore della comunità. E quindi vita. Comune, vita fraterna in comune, vita liturgica insieme con l'apostolato. Negli anni 50 era in voga un, un libro di un autore francese che aveva per titolo La preghiera anima dell'apostolato. La preghiera anima dell'apostolato. Allora, il, se la preghiera è intimamente legata alla liturgia, perché la liturgia è preghiera, se c'è crisi liturgica, se non è vissuta in pienezza la liturgia, anche l'apostolato che andiamo a svolgere diventa un apostolato che rischia di non raggiungere gli obiettivi che si prefigge di non arrivare al cuore, Papa Francesco ormai ce lo ripete abbondantemente, primo apostolato dei cristiani e quindi tra i cristiani eh, di coloro che in un modo eh, più radicale vivono la vita cristiana, i consacrati, i religiosi, primo apostolato è quello della testimonianza della vita, si può svolgere... Papa Francesco ci dice che l'apostolato può volgere anche senza ehm, esercitare particolari uffici, anche senza eh, darsi in catechesi, eccetera. L'apostolato è innanzitutto il contatto, il saper stabilire un contatto, un contatto spirituale con l'altra con l'interlocutore, con la persona che vuoi raggiungere. Quindi la crisi di preghiera diventa una crisi di apostolato, può portare anche poi alle crisi esistenziali, perché laddove in un, una persona consacrata cominciano a traballare i pilastri del. Pre, eh, vita di preghiera, apostolato e voti, è chiaro che poi il pericolo di un fallimento è abbastanza vicino. Quindi l'esperienza come ha vissuto l'ordine, la liturgia in questi ultimi 40 anni e lo possiamo anche vedere da come si è evoluta, da come si è vissuta la vita comunitaria in questi ultimi 40 anni. Io non so se sia più eh, evidente, se si rifletta di più sulla crisi della vita comunitaria o sulla crisi della vita liturgica, probabilmente almeno per quello che ho visto io, per quello che vedo io anche dagli interventi dei, dei superiori, dei, del priore generale, dalle eh, ri, discussioni ai capitoli generali, si è sempre più posto l'accento sulla vita comunitaria, sul suo recupero. Forse questa è la prima volta, non lo so, posso sbagliarmi, che si organizza a livello di ordine una, una eh, riunione, un convegno sul tema della liturgia. E, però poi alla fine, non lo so, tirando voi le somme, eh, vi renderete conto di quanto sia, sia vero questo collegamento. Se c'è stata crisi di vita comunitaria è chiaro che c'è stata anche crisi di vita liturgica, non soltanto, in genere si pensa alla eh, crisi liturgica, liturgica come espressione anche di crisi di autorità, d'altra parte poi le cose sono connesse, c'è eh, una crisi di vita liturgica nel senso che non la si vive in perfetta sintonia con eh, la comunità ecclesiale e eh, gerarchicamente costituita e quindi è chiaro che se no, non la si vive perché ci può essere anche un rifiuto dell'autorità, ma d'altra parte il rifiuto dell'autorità, i pilastri, eh beh, è, collegata poi, è collegata al voto, a come si vive, a come si concepisce e si eh, accoglie il voto di obbedienza e quindi il, il consiglio evangelico. Allora, c'è stata, sì, mi pare di sì, c'è stata crisi di, di, della vita comunitaria, sì, e, e quindi di conseguenza c'è stata, non lo so, certamente quelli che mi hanno preceduto anche nella riflessione storica avranno indicato gli le problematiche che oggi si possono individuare come eh, avvenute negli anni passati che hanno un po' mortificato la vita liturgica dell'ordine. Ritornando al eh, confronto, se voi prendete i due testi costituzionali quello del 71 e del 95, vi accorgete che non ci sono eccessive variazioni, ma ce ne sono alcune, poche, che eh, insomma, danno l'idea del cammino che eh, l'ordine... Secondo il discorso che facevo prima, l'ordine ha fatto in questi 40 anni, 71-95, dalla presa di consapevolezza che nel 95 e negli anni immediatamente precedenti nei quali il testo si è elaborato, nella presa di coscienza che c'è stata di questa situazione di crisi. I, i, i numeri. Li ho contati, ma mi pare che siano gli stessi, dal 60 al 67, nel 71, dal 69 al 76 nel 95. La strutturazione della parte è uguale, insomma ci sono delle variazioni, ma sono di carattere formale e non sostanziale. Ecco, nel 95 eh, si aggiunge, ne si introduce nel primo numero con il quale si apre il capitolo della preghiera liturgica. Si aggiunge esplicitamente l'indicazione del legame tra la preghiera personale e la preghiera liturgica. Si dice. La preghiera personale è strettamente collegata con la preghiera liturgica, fluiscono l'una dall'altra. La preghiera liturgica è preghiera comunitaria, sostanzialmente, perché anche la preghiera personale poi confluisce, quindi i momenti fondamentali della preghiera liturgica per chi vive in comunità sono quelli comunitari. L'aver ribadito che la preghiera personale deve essere strettamente, deve confluire, deve sfociare nella preghiera liturgica, è chiaro che vuole essere un esplicito richiamo da parte del legislatore, da parte delle Costituzioni, ad un recupero della preghiera comunitaria e quindi dovendoci essere un recupero della preghiera comunitaria ci deve essere un recupero dei momenti comunitari all'interno di una comunità nel paragrafo quindi questo significa che si è evidenziato che c'è stato negli anni post conciliari c'è stato uno sfaldamento un po' dei momenti che legano, che costruiscono la comunità l'affermazione di un eccessivo personalismo e individualismo ha avuto come conseguenza un calo della vita comunitaria che il, nel, di cui nel 95 si è presa, si aveva piena coscienza e si è desiderato avviare un recupero poi c'è nel numero 70 attuale, 61 precedente, c'è un piccolo cambiamento che pure dice parecchio. Nel, 61, nel 71 si diceva, nella comune celebrazione dell'Eucarestia, in cui prendiamo parte alla mensa del Signore, prende consistenza la fraternità. Nel testo del 95 si dice, quindi la consistenza della fraternità diventa costruzione della comunità. La comunità viene costruita. Ora è chiaro che ad una prima lettura potrebbe non dire niente nella misura in cui si identificano pienamente il concetto di fraternità e il concetto di comunità, ma ad, una, ad un esame più attento si eh, viene fuori che non c'è una, una perfetta identità tra fraternità e comunità. La comunità presuppone la fraternità per essere una comunità vera, ma non sempre la fraternità deve Portare alla comunità. La fraternità porta senz'altro alla comunione, ma non alla comunità, non necessariamente alla comunità. E quindi qui ritorna il discorso precedente sulle, eh, sugli atti, i cosiddetti atti o le manifestazioni, i momenti espliciti di vita comunitaria. Quindi eh, c'è una ribadire la necessità. Di eh, reintrodurre la vita liturgica comunitaria all'interno delle nostre comunità perché si deve, la, eh, la comunità deve essere costruita sulla preghiera. E un, un ulteriore piccolo cambiamento è eh, sulla concelebrazione. Nel testo del 71 si diceva: allo scopo di manifestare meglio questa fraternità nei nostri conventi, ove agevolmente si possa, è consigliata la concelebrazione. Nel testo del 95 questo riferimento è stato cancellato, non c'è più. Non perché nel 95 si volesse, anzi, sarebbe in contraddizione con le indicazioni precedenti. Della, di vivere la, vitur, la liturgia come eh, elemento che costruisce la comunità, che esprime la comunione e fraternità, ma per eh, un'attenzione nei confronti della comunità che non necessariamente è una comunità di, di sacerdotale, di sacerdoti, è una comunità religiosa, di frati. E quindi l'indicazione della concelebrazione per esprimere la fraternità era apparsa come una sottolineatura e poteva far leggere una sorta di clericalizzazione della vita comunitaria. Quindi, perché la partecipazione. Alla celebrazione eucaristica e della regola e quindi è riportata in altri numeri. Ma il riferimento esplicito alla concelebrazione era sembrato da alcuni e fu accolta dalla Commissione, poi dal Capitolo era sembrato come un po' fuorviante, poteva un po' dare un'immagine un po' diversa perché eh, c'è stato. Negli, negli anni 80 c'è stato un recupero della eh, figura del religioso non sacerdote nell'Ordine. Oggi non lo so, mi pare che il discorso sia un'altra volta un po' passato perché la. Eh, i legami. Ovviamente il concepire l'apostolato esclusivamente come azione ministeriale sacerdotale eh, produce un lavoro e anche un'attività vocazionale che eh, tenda all'aumento all delle vocazioni sacerdotali, ma se sulla spinta. Anche degli insegnamenti di Papa Francesco, recuperiamo la nozione di apostolato come testimonianza di vita. È chiaro che non diminuirà l'intensità del lavoro per le vocazioni sacerdotali, ma certamente aumenterà il, la testimonianza e l'attività a favore delle vo della vocazione religiosa. Poi c'è una indicazione molto esplicita che traduce nel numero 71 delle Costituzioni che traduce il discorso fatto perché si dice nel, 70, nel 71 non c'era dobbiamo crescere nel eh, nell'amore per la liturgia e nel desiderio di rinnovamento della stessa quindi questa potrebbe eh, solo questa espressione sta ad indicare una presa d'atto, c'è stata una verifica. Nel 95 si è fatta la verifica della vita liturgica delle comunità e dell'ordine dal 71 e si è, eh, ci si è resi consapevoli che bisognava dare un'indicazione, bisognava mettere un obiettivo preciso. Desideri di rinnovamento della stessa. In questo modo speriamo di approfondire la nostra partecipazione contemplativa al mistero che celebriamo. E quindi questo è un richiamo all'affermazione iniziale della del stretto collegamento tra la preghiera personale, la contemplazione del mistero, il eh, collegamento tra la preghiera personale e la preghiera liturgica, la contemplazione che sfocia nel mistero che celebriamo, che celebriamo ovviamente comunitariamente. Un altro cambiamento anche qui potrebbe sembrare, potrebbe passare come insomma, un dettaglio, però pure dice qualcosa. Eh, riguarda la eh, partecipazione dei, dei, delle, dei fedeli che vivono a contatto con le nostre comunità, la de partecipazione dei fedeli alla preghiera della comunità. Nel eh, 71 si diceva: nei luoghi in cui svolgiamo le attività pastorali, è necessario cercare le possibilità. Nel 1995 si dice che è opportuno, è opportuno. Ora qui eh, io ricordo un po', la, la, la Commissione era abbastanza eh, eterogenea per la Commissione di revisione per provenienza geografica, per formazione, per eh, cultura, eccetera. E quindi il, era, il discorso sulla, sulle comunità di base era un, insomma, forse allora più acceso rispetto ad oggi, almeno mi pare. E quindi, in quel, ne, in quel è necessario del 71, quel necess, quella eh, affermazione di dover necessariamente allargare la partecipazione alla preghiera comunitaria alla partecipazione della comunità più grande dei fedeli beh si attenua nel 1995 perché lo eh, si lascia lì era un'indicazione le costituzioni sono quindi un'indicazione per l'ordine quindi era consentitemi l'espressione una sorta di esportazione di una te te teologia di un'organizzazione da un contesto eh, ecclesiale particolare al, al contesto universale, invece nel 95 senza eh, togliere, senza mh, come cancellare l'importanza di questa cosa, però si dà maggiore spazio all'identità locale quindi alcune eh, forme possono andare bene in un determinato contesto ecclesiale anche alcune forme liturgiche possono andare bene in un certo contesto ecclesiale ma non in un altro qui poi si aprirebbe il discorso della eh, immersione come si diceva una volta, no? mi ricordo che negli anni '80, sì, negli anni 80 ci fu la, un, che il Consiglio delle Province, non la Congregazione Generale. Un Consiglio delle Province nelle Filippine, e quindi lì ci fu la Full Immersion, e quindi con insomma, tutte le problematiche, eccetera. Quindi, eh, però eh, credo che dobbiamo essere un po' più obiettivi in questo, tutti, eh, nel senso di sentire poi questa, oh, questa è fondamentale, questa è nella legge dell'incarnazione. Quindi è chiaro che se io <coughs> vado, se io prendo parte, partecipo alla vita di una eh, comunità, di una mirata chiesa, devo immergermi, devo vivere quella esperienza e de devo cercare di adattare me a quella esperienza, non posso pretendere che eh, si cambino i ritmi per adeguarsi a me. Però questo vale dappertutto. Non vale solo in determinati contesti, perché se facciamo valere questo principio solo in determinati contesti, abbiamo già eh, fatto delle valutazioni, quindi abbiamo già stabilito una scala di importanza. Concretamente voglio dire che se un europeo va carmelitano va in contesti ecclesiali latinoamericani o contesti ecclesiali eh, adesso africani asiatici è chiaro che deve fare questa immersione ma vale anche il contrario nel senso che se un religioso latinoamericano viene in contesti europei è, deve fare questo sforzo anche dal punto di vista liturgico, il che non sempre è stato. Io, qui, adesso certo, non è che voglio esprimere valutazione o giudizio, ma voglio affermare un principio che a me pare di evidenza, perché se no significa che già c'è una valutazione di una parte nei confronti dell'altra di preminenza, di maggiore. Uh, autenticità, maggiore coerenza e non è così. Quindi quando c'è stata l'esperienza a me, sì, io questa, questa esperienza l'ho vissuta anche, ho partecipato ai capitoli generali, ho partecipato a riunioni, l'ho vissuta in tante mm, mod, forme anche insomma, concrete, molto spicciole. Del, durante le celebrazioni, eccetera, questo, eh, questo fenomeno io l'ho osservato e questo ovviamente era molto più forte negli, negli anni immediatamente dopo il Concilio, negli anni 70, negli anni 80. Poi è cominciato, insomma, si è cominciato a fare una riflessione e a raccogliere un po', a concentrarsi un po', a raccogliere un po' facendo verifiche con dei dati e quindi nel 95 redigendo le Costituzioni in questa semplice espressione, questo semplice mutamento tra è necessario a è opportuno, e si è data una direttiva. Ecco, sono, poi c'è qualche, qualche altra indicazione. Ma questa qua è puramente eh, formale. Queste qua che sembrano, ripeto, in, eh, trasmetto un'esperienza facendo questi confronti perché ricordo le discussioni che ci sono state, non particolarmente su questi numeri, ma nel discorso. Generale di revisione delle costituzioni di cui questi eh, brevi questi piccoli cambiamenti fanno parte e vanno in questa linea. Quindi c'è stata, qui si diceva, eh, la visione nel posto concilio, la visione liturgica del posto concilio nella Chiesa. Beh, qui non me l'avete fatto, non mi permette, d'altra parte il. La visione liturgica nella Chiesa o la diversità della visione liturgica è storica, ma è anche cronaca ancora, eh? tante vicende, anche un po' dolorose, della vita della Chiesa di questi nostri tempi, sono profondamente legate alla visione liturgica, lo sappiamo, quindi, non sta a me non è questo il contesto per andare a eh, esaminate insomma, se, eh, basta leggere i testi di Papa Ratzinger e basta rifare, ripercorrere un po' alcune vicende degli ultimi anni del pontificato di Papa Ratzinger per cogliere la visione, qual era la visione del dell'immediato dopo concilio e qual è la visione è stata la visione successiva e che conflitto ancora è presente tra queste due visioni ma nell'ordine ecco, nell'ordine eh, nell a me pare che c'è stato un cammino diciamo che in un certo qual modo l'ordine ha vissuto con maturità con maturità questo passaggio forse eh, rispetto ad altre realtà e aggregazione ecclesiale anche una, con una ma, eh, maturità maggiore, questo passaggio e c'è stato, come insomma, molto semplicemente ho cercato di evidenziare partendo dalle Costituzioni che io eh, ritengo debbano essere sempre considerate, qualcuno, qualcuno ha detto e ha scritto dopo la promulgazione del codice dell'83, che il codice può essere anche un testo per la meditazione spirituale, ovviamente suscitando hilarità in tanta gente, però poi dopo se è uno libero da pregiudizi lo prende, prende il testo in mano e eh, lo legge si accorge che... Ci sono tanti spunti e guai se non fosse così perché non avrebbe senso questo diritto nella Chiesa. Ma anche se vale per il codice vale anche per le Costituzioni. Si può fare la meditazione sulle Costituzioni, dovrebbe essere fatta. Le Costituzioni non sono solo, solo quel, ehm, quell'insieme di norme a cui facciamo riferimento quando dobbiamo trattare questioni di economia o quando dobbiamo regolare i eh, rapporti eh, tra autorità e comunità. Quando dobbiamo, un mio profe, eh, vecchio professore diceva, quando ero studente, dicevo, studiate, studiate, studiate il codice, così potete fare i ricorsi contro i vostri superiori quando sbagliano. Ecco, non è una visione giusta questa del... Del codice delle Costituzioni, quindi dobbiamo cercare di evitare di considerare le Costituzioni, dobbiamo imparare ad avere le Costituzioni tra le mani unitamente alla regola. Non si può fare un discorso, una lettura della regola oggi senza avere gli occhiali delle Costituzioni. Quindi allora in questo anche. Volendo esaminare e verificare il cammino che l'ordine ha fatto in 40 anni, specificamente sulla vita liturgica, eh, il testo delle Costituzioni ci può dare indicazioni. Io non so che cosa l'anno prossimo verrà fuori se anche in questo preciso ambito, apprestandosi ad una, come ho letto, succito che si sta facendo, prestandosi ad una revisione delle Costituzioni, ci sarà anche un'attenzione per raccogliere il cammino fatto dal 1995, gli anni non sono molti, dal 1995 ad oggi, per raccogliere il cammino fatto in questo ambito e se si ritiene che cammino fatto è stato guidato dalle Costituzioni vigenti e queste Costituzioni possono ancora accompagnare perché non c'è un mutamento così evidente da poter fare, oppure il capitolo riterrà che sia necessario un'ulteriore indicazione. Ripeto, a volte queste ulteriori indicazioni non necessariamente devono essere date elaborando trattati, queste indicazioni possono essere date, dopo facendo un'attenta lettura, possono essere date anche eh, aggiungendo degli aggettivi o eh, utilizzando dei sinonimi, perché i testi costituzionali devono essere testi stringati, non, 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 si, devono dare, non si devono fare, non sono dei manuali. Di, eh, di teologia o di vita spirituale, ma in poche espressioni, quindi ogni espressione, ogni parola ha eh, un suo valore e, e ha anche un suo obiettivo da voler raggiungere. Ecco, io mi fermerei qua, vi chiedo scusa se eh, ho ripetuto cose o se sono andato al di là delle indicazioni che erano state date, ma riflettendo... Ripeto, dovendo portare un'esperienza e ovviamente mi sono data l'esperienza che è anche il mio lavoro, perché ci credo, ci credo che il diritto serve, ci credo che le Costituzioni sono utili, quindi se sono utili sono utili in tutti gli ambiti, allora possono essere utili ai carmelitani anche nel trattare della liturgia. Thank you Thank you very much, Archbishop, for your sharing your experience and your thoughts. Interestingly, for us, we began with the Father General talking about the constitutions, and we have ended with you sharing about the constitutions and the richness of what is present therein. Thank you, and I think I speak for everyone to say God bless you and good luck in your new ministry and work there in the Commission for uh, the Code of Canon Law. So we will have the Holy Mass at uh, 7 o'clock. If you can organize yourselves, we will proceed to the chapel. Amen.